covo di Emma Child è vicino. Guardati intorno e cerca un indizio. Considerala fatto. Obiettivo acquisito! Non muoverti! Non muoverti! Mani in alto! Sono terribilmente desolato, ma una dei vostri è stata rapita. Ma che cazzo? Deve esserci dietro il Sears. Una mossa così astuta non può essere un'idea di Albion. La domanda è, perché? La tortureranno per scovare Malik, immagino. Mi sembra ovvio, alla luce di quell'incontro in cui Emma Child ha detto più o meno rapite e torturate qualcuno per ottenere informazioni su Malik. Merda, dobbiamo trovare Malik. Bugs, deve esserci un modo per inviargli un segnale. Certo, ti ho segnalato la posizione. Malik era talmente preoccupato di darsela a gambe che non ha protetto il suo ultimo messaggio. Seguirlo fino al suo nascondiglio è stato un gioco da ragazzi. Ok, e quindi? Malik ha una scopa così tanto su per il culo che gli sta controllando il cervello. Ormai avrà capito l'errore e se ne sarà andato, ma di certo non sta monitorando il computer del rifugio. Se lo usassimo per trasmettere un messaggio tipo «Rispondi alle nostre chiamate o diremo tutto a Child», sono sicuro che la scopa lo convincerà a darci retta. Ci si può provare. D'accordo. Facciamolo. Malik è qui da qualche parte, ma sarà ben nascosto. Prova a cercare un mattone di colore diverso o una leva semi nascosta. Ascolta! Quella leva è un po' sospetta, vero? Bugley, mi serve una mano, ce la fai? Bene, Malik ha aggiornato la sicurezza. E dato che stiamo parlando di un esperto di sicurezza nonché folle paranoico, non so se tu possa essere all'altezza.
Ma io sì. Che ne dici del drone? Sono in gamba, eh? Ottimo, Bugs. Grazie. Senti, una delle poche cose che sappiamo di Marik è che si crede molto più in gamba di quanto non sia. Ciò significa che presto cercherà di ostacolarmi con un drone o qualcosa del genere. Quindi guardami le spalle, ok? Ci penso io. Ah, droni all'attacco, lo sapevo. Dai, Marik, mettimi un po' in difficoltà almeno. Parli tanto di sicurezza e poi non sai fare di meglio? Che delusione. Oh, sono Marik, mi vanto di poter analizzare i dossier del SIRS più velocemente di Bugly, ma la mia idea di sicurezza è antidiluviana. Ma dai. Ok, ci sei? Come sempre, Bugs. Benissimo. Modalità combattimento attivata. Davvero, Marik? Pensavi di potermi fregare con questa roba, qualunque cosa sia? Non ci metterò molto. Hackerare il rifugio se non mi togli di dosso quei droni. Riproviamo. Saccherare il rifugio se non mi togli di dosso quei droni. Riproviamo. Stavolta tienimeli lontani. E va bene, giro questo così, poi aggiungo questo script qui e voilà! No, non ha funzionato per niente, merda. L'attivista prima di te ha eletto a suo domicilio una cella di Albion. Gli affitti a Londra sono diventati così alti. Il vero eroe arriva sempre sul finale. Ci penso io. Ricordiamo ai cittadini. Quella leva è un po' sospetta, vero? Accesso riuscito!
Ma io sì. Che ne dici del drone? Sono in gamba, eh? Sei un mito, Bugly! Grazie. Senti, una delle poche cose che sappiamo di Malik è che si crede molto più in gamba di quanto non sia. Ciò significa che presto cercherà di ostacolarmi con un drone o qualcosa del genere. Quindi guardami le spalle, ok? Ci penso io. Ah, droni all'attacco. Lo sapevo. Dai, Malik, mettimi un po' in difficoltà almeno. Parli tanto di sicurezza e poi non sai fare di meglio? Che delusione. Oh, sono Malik e mi vanto di poter analizzare i dossier del SIRS più velocemente di Bugly, ma la mia idea di sicurezza è antidiluviana. Ma dai. Ok, ci sei? Ok, andiamo. Benissimo. Davvero, Malik? Pensavi di potermi fregare con questa roba, qualunque cosa sia? Non ci metterò molto. Sai, sarei molto più veloce se tu mi proteggessi dai droni. Forza, riproviamoci. Se tu mi proteggessi dai droni. Forza, riproviamoci. E va bene, giro questo così, poi aggiungo questo script qui e voilà. No, non ha funzionato per niente. Merda. Non posso hackerare il rifugio se non mi togli di dosso quei droni. Riproviamo. Pensavi che mi sarei concentrato sui dettagli perdendo di vista l'architettura di fondo, non è vero, Malik? Sei stato furbo, ma non sei furbo quanto me. No! No! Rieccomi, stavolta ti animi lontani. Ah! Pensavi
pensavi che mi sarei concentrato sui dettagli perdendo di vista l'architettura di fondo, non è vero, Malik? Sei stato furbo, ma non sei furbo quanto me. Messaggio protetto con lo stesso codice di Malik. Verrà inviato ogni 15 secondi. Ottimo lavoro. Ora dobbiamo convincere Malik a ridarci la nostra amica. E vai. E grazie. So che la faccenda è seria, ma voi avete le palle. Sono fiera di potervi chiamare amici. Connessione in entrata da una sorgente criptata sconosciuta. Deve essere Malik, giusto? Parliamoci. Farete meglio ad avere un ottimo motivo per minacciarmi o questa conversazione sarà molto breve. Sta a sentire. Emma Child ha rapito una dei nostri per arrivare a te. Aiutaci a trovarla prima che ci riesca. Capisco. Si dà il caso che stia tenendo d'occhio Emma. Ma ho una condizione. La mia unica possibilità di recuperare il Semtex è Emma. Dovete portarmela viva. Ok, d'accordo. Perfetto. Il Sears porta la gente da interrogare nei cantieri di... Sono isolati e molto utili per nascondere i cadaveri. E le mie fonti mi hanno riferito che Emma si trova presso uno di questi cantieri. E quindi? Se la vostra amica non è già crollata, probabilmente si trova con lei. Ci penso io. Più a lungo la vostra attivista sarà trattenuta, più a lungo Emma dovrà occuparsi di lei. Trovatela prima che parlino e catturate Emma. Buona fortuna. Questo è il cantiere dove Malik pensa che Emma Child stia nascondendo la nostra attivista. È ben organizzato contro infiltrazioni e hacking, quindi serve qualcuno con delle abilità speciali. Ricevuto. Ho una chiamata da... Che strano, non... Fermatevi, maledetti idioti! Ma chi parla? Emma Child, direttrice del Dipartimento Antiterrorismo del SIRS. State commettendo un terribile errore. Non potete... Fuori dal mio canale. Scusate tutti, mi ci è voluto un attimo per capire come ci hanno hackerato. Tranquillo, Bugs. La buona notizia è che Malik non si sbagliava. È probabile che Child voglia servirsi della nostra attivista. Trovatela e troverete anche Emma Child. Sei lì. Si fa sul set. Neutralizzo bersaglio ostile.
nave spaziale con le mitragliatrici. Nessun nuovo crimine segnalato. Abbiamo un veicolo hackerato. Procedura di blocco. Non mi scappi! Non molla! Vado all'attacco! Attenzione! Tutto in merda. Potevo farti trovare una bomba lì. Sai perché non l'ho fatto? Perché ormai hai perso? Perché abbiamo qualcosa in comune. Richard Malik ci ha fottuti entrambi. Guarda. Il nuovo contratto di Albion, come promesso. Il tuo fronte è pronto? Oh, lo sarà. Ma prima dimmi veramente di cosa stiamo parlando. Ok. Mi sto infiltrando in un'organizzazione terroristica chiamata DedSec. Sto fissando un incontro con loro e i tuoi uomini mi cattureranno prima che arrivi il DedSec. Quindi deve sembrare vero. Non possono sapere di noi. Tu sei veramente tutto storto, Richard. Cosa cazzo hai da guadagnarci? Terroristi morti. Non ne ho ancora le prove, ma Malik è coinvolto negli attentati. Li ha insabbiati. Inoltre, credo che lui e i suoi complici intendano riprovarci. Ci ha detto lo stesso di te. Ovvio, è una tecnica base. Per vendere una bugia ammantala di verità. E quindi dovremmo crederti? Pensavo più a uno scambio di favori. L'attivista è nelle mie mani. Uccidiamo Malik e tornerà in libertà. La porta si sbloccherà tra 30 secondi. No, Malik è il capo di Zero Day. Avrei dovuto aspettarmelo, Cristo santo. Impossibile saperlo con certezza, ma pare sia così. Quel che è certo è che vuole addossarci la colpa del prossimo attacco. Io so cosa voglio fare, ma è rischioso. Non sta a me decidere. Io dico di farlo fuori. Non solo ci ha fregati, ma vuole pure ammazzarci tutti. Benissimo, quindi cosa facciamo?
Se mi stai chiedendo come uccidere Malik, ho qualche idea. Molte a dire il vero. Child ha ragione. Attiriamolo allo scoperto e spariamogli. Potrebbe funzionare, ma non sarebbe divertente. Possiamo almeno usare un po' di veleno? Non abbiamo ancora avvelenato nessuno. Un'altra volta magari, Bax. Andiamo con l'opzione 1. Va bene, contatterò Child e le dirò che siamo disposti ad aiutarla. Ho Malik per te. Ricordati che vogliamo convincerlo a incontrarci in un luogo pubblico, così potremo aprirgli un buco per l'aerazione nel suo cranio. Va bene, facciamolo. Avete Emma Child? No, abbiamo avuto un problema. Possiamo vederci, per favore? Che è successo? Ci stava aspettando. Abbiamo una talpa, mi sa. Ce la fai a raggiungermi a Piccadilly? No, Piccadilly è presidiata da Albion. Che ne dite di Trafalgar Square? Bagley, cosa ne pensi? Trafalgar Square è perfetta. Allora siamo d'accordo. Ci vediamo. Si è scollegato. Finalmente! Facciamo due chiacchiere con Child e riprendiamoci la nostra amica. Eccellente. Sì, che c'è? Siamo pronti. Bagley ti manderà le informazioni, ma prima vogliamo la nostra compagna. Tornerà con voi quando Richard sarà morto. Non credo proprio. O viene subito con noi o salta tutto. Bene. In segno di fiducia, libererò l'attivista in un luogo casuale. Ma la sua incolumità non è affar mio. Quindi, se ci tenete alla sua salute, convergete sulla zona quanto prima.